Riassuntino. Il comune di Ferrara ha dovuto modificare un testo contro la violenza verso le donne perché la gente è stronza. Versione un pochino più ampia e chiara. Ieri il comune di Ferrara pubblica questo. Un manifesto contro la violenza verso le donne. Bello, chiaro, provocatorio, forte. Ma evidentemente esiste un analfabetismo funzionale così diffuso che la gente non è in grado di comprendere il senso di un testo come questo. Risultato? La gente si è scandalizzata, si è lamentata e il comune di Ferrara ha ritirato il testo e l'ha sostituito con questo. Istat, due punti. Se sei ubriaca, eccetera, eccetera, eccetera. Lo pensa il 15% degli italiani, aggiungendo, attenzione, che il comune di Ferrara condanna ogni forma di violenza verso le donne, perché evidentemente c'era qualcuno che pensava che il comune di Ferrara spingesse la gente a stuprare le donne ubriache, non so. Ora io capisco l'ignoranza, capisco la superficialità, capisco anche la velocità con cui andiamo a leggere certe cose, ma veramente, veramente c'era qualcuno che non era in grado di comprendere il senso di un manifesto come quello? Perché poi la gente, dopo che gli hanno spiegato, hanno detto, insomma, sì, ma questa roba qua non è chiara, siete approssimativi, no! Non sono loro che sono approssimativi, siete voi che siete stronzi. Perché non si può fraintendere questo, ma la cosa più tragica è che il comune di Ferrara poi alla fine ha cambiato manifesto. Quindi, cioè, si è arreso all'idiozia della gente. È come se la Red Bull scrivesse ali metaforiche, non gettatevi fuori dalla finestra dopo l'assunzione. Sembrava il punto in cui chi fa comunicazione deve abbassarsi al livello degli imbecilli, anziché essere gli imbecilli a cercare di fare un passettino avanti per venire incontro alle logiche comunicative. Io poi voglio anche essere ottimista, perché io mi rifiuto di pensare che sia veramente un numero consistente di persone ad averlo pensato. Io sono convinto, o voglio almeno sperare, che il 90, il 99% delle persone abbiano compreso il testo. Però esiste questa minoranza, molto rumorosa purtroppo, che non l'ha compreso. E il fatto che questa minoranza abbia un tale potere da riuscire a influenzare le decisioni di un comune nel modificare un manifesto è terrificante. Anche perché c'è questa minoranza, ma esiste secondo me anche un'altra minoranza, una minoranza più ampia purtroppo, di persone che non sono così stupide da non aver capito il testo, ma semplicemente sono così bisognose di polemica, di avere un nemico, di avere qualcosa contro cui combattere, che chiudono gli occhi. Per quanto fosse evidente questo testo, si rifiutano di leggerlo per quello che è, ma avvalorano l'ipotesi di quegli imbecilli che invece le hanno dato un'altra lettura. Questo è tremendo, perché questo abbassa completamente il livello di retorica, di abilità comunicativa, di cultura delle persone. Ed è tristissimo, perché se i primi, gli ignoranti, mettono appunto tristezza, ma li perdono, i secondi mi fanno incazzare. Di brutto.